Ciao a tutti, benvenuti in questo spazio dove proverò a raccontare la mia esperienza. Romanzi, colonne sonore allegate per leggerli e suggestioni visive. Un tutt'uno. E quale miglior posto per raccontarlo che un festival dell'immaginazione? Infatti, poter leggere con un sottofondo musicale le parole che diventano immagini è una finestra spalancata sulla più sconfinata e soggettiva immaginazione. Direi un film personale, dove prendi ciò di cui hai bisogno e tutte le componenti che caratterizzano appunto il tuo film. Quindi è questo che andrò ad esporvi, cioè come io strutturo un'opera del genere e soprattutto come viene costruita nei vari elementi e passaggi. Per farlo ho scelto il mio lavoro più recente, Occhi chiusi, spalle al mare, pubblicato da Edizioni Spartaco. Il romanzo si sviluppa fra un palazzo abbandonato di un'isola immaginaria del sud Italia e il campo profughi palestinese di Yarmouk, in Siria. L'amicizia di tre adolescenti incrocia l'epopea e il dramma dei migranti. Parallela alla storia scritta, la colonna sonora di Rita Marcotulli, della quale io curo i paesaggi sonori, e le suggestioni visive, affidate alla voce di Sergio Rubini. Che cosa vedrete? Ho scelto un montaggio unico che racchiude tutti e sei i passaggi principali dell'opera. Per ognuno di essi comparirà un titolo in sovrimpressione che chiarisce il capitolo successivo. Parole, musica e immagini senza pause, affinché vi arrivi, come ho già detto, una percezione di insieme. Quindi, capitolo 1, l'autore, cioè io, che scrive e legge la propria storia. Preferisco una scrittura descrittiva che abbia il respiro necessario affinché ogni elemento si incastri con quello successivo. Capitolo 2. La storia va girata al compositore, in questo caso Rita Marcotulli, per la stesura della colonna sonora. E qui ascolteremo uno dei suoi brani. Melodie e ritmi sono molto larghi, i suoni dilatati, per fondersi con la scrittura. Capitolo 3. Parole e musica passano all'attore, quindi Sergio Rubini, il quale legge alcuni passi del romanzo che vanno a completare la colonna sonora e le suggestioni visive. Ora, completata la parte compositiva, definita studio all'interno del video, si passa alla dimensione live, dove i tre elementi si ritrovano assieme. E veniamo al capitolo 4, autore e compositore, quindi Rita Marcotulli e io dal vivo. Capitolo 5, attore e compositore, Sergio Rubini e Rita Marcotulli dal vivo. Infine, capitolo 6. Le suggestioni visive o cortometraggio. Le immagini sono evocative, in modo che ciascuno possa immaginare la storia dal suo punto di vista e la propria sensibilità. Non resta che iniziare. Rilassatevi durante il tragitto, lasciatevi andare. Buon viaggio.